Benvenuti ragazzi nella terza e ultima parte del riassunto di God of War. Facciamo un po' il punto della situazione. Eravamo rimasti che Kratos, insieme a suo figlio Atreus, hanno raggiunto finalmente la vetta. Riescono ad aprire il sommo portale, grazie ad uno scalpello magico e ad una runa segreta, ma qui, poco prima di oltrepassare la porta, vengono attaccati dal figlio di Odino, ovvero Baldur. Durante lo scontro, Kratos lo scaraventa contro la porta, causandone la distruzione. Ha sì evitato che Baldur potesse accedere al regno dei giganti, ma ha anche privato se stesso e suo figlio dell'unico accesso per Jotunheim. E dunque tutti i loro sforzi fatti finora sono stati inutili. Baldur rapisce poi Atreus e Kratos lo insegue per salvare suo figlio. Ma prima di continuare vi ricordo di iscrivervi e lasciare un like per supportarmi. Grazie. Kratos salta giù dalla vetta e riesce a montare su di un enorme drago, sul quale si trova Baldur. I due, ancora una volta, si scontrano, ma la smisurata forza bruta del dio della guerra non basta contro il figlio di Odino, il quale si rialza ogni volta. Kratos riesce quasi a scaraventarlo giù dal drago, ma Baldur fa lo stesso con lui. Kratos, pur di non cadere nel vuoto, squarcia le ali del drago, facendolo così cadere al suolo. Si precipita poi di corsa nella sala del viaggio e qui vi ritrova Baldur, che è impostato come destinazione Asgard, il regno degli dei Aesir. Ma fortunatamente Kratos riesce in tempo ad usare il Bifrost per impostare una destinazione diversa. I tre vengono scaraventati nel gelido regno dei morti, ovvero Adel. Ragazzo? Sono qui! Stai fermo! Ora tu ascolta me senza aprire bocca. Io sono tuo padre, e tu, ragazzo, non sei più tu. Perdi subito le staffe, sei avventato, insubordinato e fuori controllo. Così proprio non ci siamo. Tu onorerai tua madre e abbandonerai la strada che hai scelto. Non è troppo tardi. Dopo aver rimproverato suo figlio, Kratos capisce che l'unica priorità ora è lasciare il regno di Helheim e capire in che modo arrivare a Jotunheim. Vedono poi in lontananza una nave e capiscono che devono raggiungerla per arrivare velocemente al tempio. Più avanti assistono a delle strane visioni e qui Atreus non crede ai suoi occhi. Quasi non si riconosce nella brutalità delle sue azioni passate, come il fatto di aver ucciso il figlio di Thor solo per il gusto di farlo. Ma i due non sono gli unici ad avere le visioni. È risaputo che il regno di Helheim tortura i suoi ospiti in questo modo, e infatti vedono Baldur assistere ad una di queste visioni, nella quale appare la dea Freya. Esatto, possiamo risolvere tutto, te lo prometto. Fidati di me, io sono... Se non scioglierai, madre, fallo. Avanti! Dai! Qui i nostri protagonisti scoprono la verità, ovvero che Baldur è il risultato del matrimonio tra Odino e Freya, e dunque di fatto loro figlio. Chiedono poi a Mimir perché non gli ha rivelato che Freya era la madre di Baldur. Ma stranamente, egli non se ne ricordava. Dopo che si sono fatti strada, eliminando diversi non morti, raggiungono la nave e qui Kratos, dopo aver acceso dei falò, riesce a metterla in movimento. Ma il tempio si trova molto più in alto e dunque libera le vele e grazie al calore delle fiamme fanno volare la barca. Kratos infine è anche egli vittima di una visione nella quale vi è lui che attacca mortalmente suo padre Zeus. Oh!
Forza, dobbiamo andare. Tu hai visto? Non c'è tempo, guarda. Era questo il tuo piano? Siete tutti e due pazzi! Raggiungono poi il tempio e finiscono nella camera segreta di Odino, e qui vi ritrovano un pannello che Odino in passato aveva sottratto al dio Tyr. Odino l'avrà rubato, ma perché? Odino avrà avuto le sue ragioni. Posso dare un'occhiata? Beh, questo è davvero molto insolito. Perché? Che significa? Non lo so proprio. E non è insolito? Testa. Beh, quello è evidentemente Tyr. Sembra in viaggio, forse un viaggio magico. Ma che c'entrano i giganti, tanto da dedicargli un pannello sacro? Temo che questo non sia molto chiaro. Che sono quelle rune agli angoli? Non sono rune, ma simboli di altre terre. Significano... guerra. Già. Come mai? Quello lo conosco molto bene. No. I suoi occhi sono dei gioielli, come i tuoi. Senz'altro simboleggiano il dono della vista che i giganti ci concessero. Fammi vedere da vicino. Interessante. Interessante. E quello cos'è? Piani segreti, nascosti da Tyr poiché accessibili a lui solo e a pochi altri di cui i giganti si fidavano. E proprio sotto il naso di Odino. Oh, oh, oh! Avevo promesso di condurvi a Jotunheim. Che vuoi dire, testa? Hai detto che non avevamo opzioni. Non capisci, fratello. Odino non perse le speranze e neanche noi dovremmo. Sapeva che qui c'era un indizio, ma siamo stati noi a trovarlo. Sono piani per la chiave di una sala che Tyr teneva segreta. Non so dove ci porterà o cosa troveremo, ma è un'opzione. Come la facciamo questa chiave? Suggerisco di chiedere a un nano. I nostri protagonisti ora hanno finalmente un barlume di speranza per raggiungere il regno dei giganti. Ciò che gli serve è costruire una chiave per accedere alla sala segreta di Tyr. E gli unici in grado di crearla sono i nani Brock e Sindri. Intanto, mentre attivano il ponte per tornare a Midgard, Kratos chiede a Mimir, ancora una volta, perché egli non gli ha rivelato che Baldur era il figlio di Freya. Volge tutte le volte che lo sento, anche se lo so già. Ma quando penso a Baldur e Freya, io... Mimir? Sì? Freya. Che ne pensi, fratello? Testa. Come posso ferire Baldur? Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Un attimo, che succede? Un incantesimo non può dire quello che sa. Cosa? Sì, certo, proprio così. Oh, e chissà da quanto tempo. Magari fin da quando lei controlla la mia testa o da quando ho capito come ferire Baldur. Mimir! Sì? Tu hai capito come ferire Baldur? Davvero? Ma Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Basta così. Un modo c'è. Se ci darà altri problemi, lo scopriremo noi. Chiedono poi a Brock se è in grado di forgiare la chiave. Ma qui il nano si rifiuta, visto che non si tratta di un'arma. Ma l'arrivo inaspettato di suo fratello gli fa cambiare idea. Non startene lì impalato, su! Diamoci da fare! Come? E tu fabbricheresti qualcosa che non è un'arma? Oh, al diavolo, perché no? Che c'è? Posso cambiare anch'io, no?
Ora che hanno in loro possesso la chiave, possono entrare nella sala segreta di Tyr, che scoprono trovarsi al di sotto della sala del viaggio. Kratos capisce che bisogna capovolgere il tempio per attivare il ponte, ma per farlo devono distruggere le catene che lo tengono bloccato, e qui, dopo aver superato diverse trappole mortali, riescono a spezzare le catene. Infine Kratos, ancora una volta, dà prova della sua smisurata forza e da solo fa ruotare il tempio. Risposta a tutto, sarò lieto di stare dalla tua parte, fratello. E poi non siamo morti, il che non è male. Arrivati nella sala, ottengono la pietra dell'unità, che apparteneva a Tyr, e con la quale possono viaggiare nel regno tra i regni. Utilizzano poi la chiave di Yggdrasil, e ora che hanno in possesso la pietra dell'unità, possono prendere un sentiero diverso. Qui è dove Tyr andò oltre, e la pietra dell'unità lo protesse. Pronto? Pronto. Beh, se è la nostra ora, è stato un onore. Abbi fede, testa. Ma è incredibile! Pensavo ci sarebbe stato un ponte! Oh... Perché ho la nausea se non ho lo stomaco? È stato strepitoso. Guarda. La torre. Sapevo che c'era qualcosa qua giù. Magnifico. Come nascondi una cosa che esiste in tutti i regni? La scagli via nello spazio tra i regni. Tyr, vecchia volpe. Entrano poi nella torre scomparsa di Jotunheim e affrontano diverse prove di Tyr, sconfiggendo nemici provenienti dai vari regni. Così facendo si ritrovano a Midgard, e ora alle loro spalle sorge la torre scomparsa di Jotunheim, e possono dunque usare il ponte per viaggiare in quella direzione. Entrano poi nella sala del viaggio, ma quando attivano il ponte per raggiungere il regno dei giganti, Mimir li avverte che non funzionerà, perché ciò che manca è il cristallo del viaggio, e che Tyr ha sicuramente utilizzato i suoi occhi per rifrangere l'energia, e Mimir purtroppo ha un solo occhio e non può fare lo stesso. Devono dunque trovare il suo occhio che Odino gli ha sottratto. Chiedono a Brock e Sindri se sanno qualcosa al riguardo, e i due gli dicono che Odino, in passato, gli aveva chiesto di costruire uno scompartimento segreto nella statua di Thor, ma se ricordate bene è stata mangiata dal serpente del mondo e dunque si trova in fondo al suo stomaco. Ritornano poi al corno e richiamano ancora una volta l'enorme serpente, il quale accetta di farli entrare per dare un'occhiata. Grazie ad una piccola barca si addentrano all'interno del serpente e fortunatamente trovano la statua e ottengono così l'occhio perduto di Mimir. Forse dovrei piantarmelo in testa per non perderlo. Piano, dai, piano. Grazie, fratello. È bello riavere la profondità visiva. Non resta dunque che tornare al tempio e attivare il ponte, ma vengono interrotti da degli strani scossoni provenienti dall'esterno, e il serpente è dunque costretto a sputare fuori Tyr prima di accasciarsi al suolo. Ragazzo! No! Ah, sto bene. Mi ci sto quasi abituando. I tre si stanno chiedendo cosa sia stato ad abbattere il serpente. Dopodiché fa la sua presenza Freya. Freya, possiamo fidarci di lei, giusto? Finché non ne siamo certi, tieniti a distanza. Il serpente del mondo. Che gli è accaduto? Speravamo lo sapessi tu. Sei lontana da casa. Sto cercando mio figlio. Grazie a voi. Vedo le cose più chiaramente. Non sai dove si trova? No. Ma tra boschi e campi echeggia il suo nome.
dovrebbe trovarsi qui a Midgard. Da quanto non lo vedi? Da molto tempo. Da prima che tu nascessi. Perché sei così distante da me? Che cosa c'è? È successo qualcosa? Laggiù! Lo sapevo che colpendo il gran serpente vi avrei fatto uscire allo scoperto. Avete una qualche idea, una vaga idea, di quanto mi siete costati? Figlio mio. Madre. Sono qui. Non scappare. Non ne ho nessuna intenzione, madre. Lo so che sei ancora arrabbiato. Lo so che quello che provi non è cambiato, ma io voglio... Che cosa provo? Cosa provo io? Sai, ho passato gli ultimi 100 inverni a immaginarmi questo momento. Ho ripetuto nella mia testa tutto quello che ti avrei voluto dire, ogni parola, perché tu capissi esattamente quello che mi avevi rubato. Ma adesso mi rendo conto che ormai non mi interessa che tu capisca niente. Non ho bisogno di te. Per niente. No, stanne fuori, Kratos. Non ha niente che... Sulla strada che hai scelto, la vendetta, non troverai la pace. Io lo so. A te io penserò dopo. Prima la famiglia. Non ti è bastato? Kratos, per proteggere Freya dalla furia vendicativa di suo figlio, inizia un feroce scontro con Baldur, ma Freya utilizza i suoi poteri per fermarli. Baldur però riesce a sfuggire alle magie di sua madre e sta per attaccare Kratos, quando però interviene Atreus. Meglio che tu stia lontano, ragazzo. Non sarà un bello spettacolo. Non gli farai del male. No, ragazzo. Come vuoi. Fermo! No! No! Atreus! Tu sanguini! Respira, ragazzo! Respira! Non è il mio sangue. Che sta succedendo? Posso sentire il dolore. Posso sentire tutto quanto. No! Ora è vulnerabile. Baldur ora ha perso per sempre la sua immunità e può essere ferito. E a spezzare l'incantesimo è stata la punta della freccia di vischio che Kratos aveva utilizzato in precedenza per riparare la faretra di Atreus. Freya però si intromette e utilizza il gigante Tamur che dopo averlo rianimato è sotto il suo controllo. La dea cerca dunque di allontanare Kratos e Atreus per far ragionare suo figlio, ma inutilmente perché riprendono lo scontro. Kratos ha la meglio e scaraventa Baldur contro una roccia, ma Freya, grazie al gigante, blocca Kratos prima che possa dargli il colpo finale. Nonostante gli sforzi di Kratos, Freya si intromette continuamente nello scontro, favorendo suo figlio, nonostante Baldur voglia ucciderla. Madre!
Atreus! Sono lontano da mio figlio. Non devi farlo. Salgono poi sul gigante e qui, grazie all'aiuto di Atreus, che lo colpisce con numerose frecce, Baldur sembra quasi sconfitto. Ma ancora una volta Freya si intromette poco prima che Kratos possa ucciderlo. Il gigante Tamur è l'unico ostacolo tra loro e Baldur, dunque Atreus fa un qualcosa di inaspettato. Ragazzo, sei stato bravo. Avanti! Fallo! Fallo! Fermati, ti prego! È sconfitto, padre. Non nuocere. Tu non ci darai più la caccia. E non la toccherai. Non mi serve la tua protezione. Puoi farne a meno, vero madre? Qualsiasi cosa io faccia o dica, non smetterai di interferire nella mia vita! Io cercavo solo di proteggerti, volevo... Oh. Ho fatto molti errori, lo so. Ma sei libero ora. Hai ottenuto quello che volevi. Cerca di perdonarmi e costruiremo un rapporto nuovo. No. No. Non possiamo. Perché io non ti perdonerò mai. Devi ancora pagare per tutto il tempo che mi hai rubato. Io... pagato. Io ho pagato. Ma se non c'è altro che ti risarcisca, se vedermi morto risolverà le cose, non ti fermerò. Lo so. Cosa? No, padre! Ti voglio bene. Io ti... Oh. Oh. Perché? Che ti importa? Perché non sei andato via? La storia finisce qui.
Dobbiamo essere persone migliori. No, figlio mio! Mio adorato, dolce figlio! No! No! Freya lo ha scelto lui. Freya non può accettare la morte di suo figlio e maledice Kratos nonostante egli le abbia salvato la vita. Farò piombare ogni dolore, ogni oltraggio inimmaginabile su di te. Esibirò il tuo freddo corpo a ogni angolo di ogni regno e darò in pasto la tua anima al cane più vile di Hel. Questa è la mia promessa! Ti ha salvato la vita! Ti ha privata di ogni cosa! Di ogni cosa! Lo Spartano racconta poi ad Atreus altri dettagli riguardo al suo passato. Ragazzo, ascoltami. Vengo da una città chiamata Sparta. Ho perso l'anima facendo un patto con un dio. Ho ucciso molte persone. Non tutte lo meritavano. Io ho ucciso mio padre. Quello Hel era tuo padre. È questo il destino degli dei? Finisce sempre così. Figli che uccidono madri. O padri. No. Noi saremo gli dei che scegliamo di essere. Non quelli del passato. Tu non diventerai come me. Dobbiamo essere migliori. Infine Freya, con in braccio suo figlio morente, va via. Per i due, ora non resta che dirigersi a Jotunheim e non c'è più nessuno in grado di fermarli. Arrivano alla sala del viaggio e avviano il ponte, dopodiché utilizzano gli occhi di Mimir per rifrangere l'energia, aprendo così la porta per il regno dei giganti. Ma prima di continuare, Mimir chiede ai due di rimanere indietro, così da lasciarli da soli alla fine del loro viaggio. Per i due, questo viaggio è stato lungo e tortuoso, ma finalmente ce l'hanno fatta, e insieme risalgono la vetta più alta dei nove regni, e qui Kratos scioglie le fasce che tenevano nascoste le sue cicatrici, perché ormai non ha più nulla da nascondere. Dopodiché dona le ceneri di Feyre a suo figlio. Prima di arrivare sulla cima, passano per un antico tempio abbandonato dei giganti e qui assistono a degli strani affreschi, che vengono mostrati soltanto quando Atreus poggia la mano su di essi. In queste raffigurazioni appare Feyre, che impugna il Leviatano al cospetto dei giganti. È la tua ascia. È mia madre. Guarda. Discute con un gruppo di giganti. Lei conosceva i giganti. Siamo noi. Dopodiché vedono il loro viaggio già raffigurato su quelle antiche mura. È appena accaduto. Cioè, sapevano tutto quello che sarebbe successo. Il drago sulle montagne. Il gigante muratore. Tutti questi disegni. Questa è la nostra storia. No. Questa è la tua storia. Ma che significa? Che non ero l'unico genitore con dei segreti. Non lo sapevi. Se era un gigante,
Io sono un gigante. Perché non ce l'ha detto? Lei ci ha mandati qui per farci scoprire questo. Ma lontano dagli occhi di suo figlio, Kratos vede un ultimo affresco che però raffigura la sua caduta tra le braccia di Atreus. I due sono arrivati finalmente nel luogo prestabilito e insieme spargono finalmente le ceneri di Feyre. No, facciamolo insieme, figliolo. Addio, Fei. Ti voglio bene, mamma. I giganti sono tutti scomparsi. Non c'è niente per noi qui. Andiamo. Quindi, se mamma era un gigante, io sono parte gigante, parte dio. E parte mortale. Giusto. C'è solo una cosa che non capisco. Il mio nome sul muro. I giganti mi chiamano Loki. Loki? È il nome che tua madre voleva darti quando sei nato. Ti avrà chiamato così con la sua gente. Ma perché? Ci penseremo un altro giorno. Torniamo a casa ora. Il gioco finisce dunque con questo colpo di scena, ovvero che in realtà il nome di Atreus è Loki. E probabilmente soltanto nel nuovo capitolo, ovvero God of War Ragnarok, scopriremo qualcosa sul suo destino. Intanto però, nel finale del gioco, accade qualcosa. Che cos'era? Il tuo arco! Ringrazio tutti coloro che sono arrivati fin qui e soprattutto coloro che mi supportano scrivendomi belle cose nei commenti. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento e alla prossima.